città è arrivata un'inventrice. Che cosa, un'inventrice? Già, ci hanno detto che si è trasferita qui a Sant'Asco appena qualche giorno fa. E inoltre nel suo laboratorio ci sono un sacco di cose interessantissime. Su, vieni, andiamo a dare un'occhiata. Sì, va bene. Abita qui? Sì, il laboratorio è quello di fianco alla casa. Non c'è nessuno qui. Ehi, è permesso! Salve, non c'è nessuno in casa? Certo che qui potrebbe entrare chiunque. Ragazzi, venite, ho trovato una cosa interessante! Date un'occhiata! Di un circo. E questo cosa sarà? Oh, uno strumento musicale. Che buffo. A che servirà questa corda? Siete presi un bello spavento, non è vero? Allora, cosa aspettate? Servitevi! Forse qualcosa non va. Ah, ho capito, avete paura di Max. Non dovete preoccuparvi. Guardate qui. Aspetta, ma allora Max non è un essere umano? È un manichino che si muove. Ma è incredibile! È molto bello, vero? Io l'ho sempre detto che sono un'inventrice nata. La donna che è arrivata in città l'altro giorno si chiama Chris. Ho sentito che a casa sua c'è un fantoccio meccanico dotato di armatura e gigantesco, ma dicono che quando si muove sia agile come un gatto. Sa ballare, ma sa fare anche molto bene la guardia e minaccia gli aggressori brandendo un'ascia sopra la testa. Sarei proprio curioso di vederlo anch'io. Sarei curioso anch'io di vederlo. Oh, è lei, comandante Raimundo, agli ordini. Sergente, è vero tutto quello che ha appena raccontato? Beh, veramente non l'ho visto con i miei occhi, me l'hanno riferito dei bambini, però ho l'impressione che abbiano detto la verità, signore, già. Senti, tenente Gabriel, mi piacerebbe molto vedere quel fantoccio meccanico. Vai a prendere accordi con la sua proprietaria. Certo, vado subito. Io non ho mai visto niente di simile. Sembra incredibile che un meccanismo lo faccia muovere come un essere umano. Lo dicevo che si trattava di una cosa straordinaria. Beh, certo che quella Chris è un tipo veramente strano. Lei continua ad insistere nel dire che Max è suo figlio. Ma in fondo anche se si muove è sempre un fantaccio, a te non pare? Cosa? Dice che quel robot è suo figlio? Tutti a tavola, ragazzi! Vi ho portato degli altri dolcetti! Ce ne sono anche per voi, Diego e Lolita. Servitevi! Grazie! Buongiorno, signorina Lolita. Che bella sorpresa incontrarla. È venuta qui anche lei a vedere il manichino che si muove? Ah, sarebbe questo il fantoccio. Ehi, ma cosa fa? Che razza di maniere! Chi ti ha insegnato l'educazione, eh? Torna subito qui! Che cosa avete da ridere? Max è un manichino, non può conoscere l'educazione. Ma io vi proibisco di ridere. Anche tu, Diego, hai riso di me, ti ho visto bene. No, io non avevo intenzione di... Che cosa siete venuti a fare a casa mia?
È lei la proprietaria di quel fantoccio di latta? Proprio così. Ho costruito Max con le mie stesse mani. Ho forse infranto qualche legge? Beh, il comandante Raimondo vuole vederla subito. Vuole vedere anche il suo fantoccio di latta. Quindi si prepari alla svelta. Non ci penso neanche. Che cosa ha detto? Gli ordini dell'esercito non si discutono mai, ha capito bene? La prego, signora, venga con noi senza fare tante storie. Sarà meglio per... Ma nemmeno per sogno. Odio l'esercito e non prendo ordini da voi. Andate via subito da casa mia. Per favore, pensaci tu a convincerli. Impazzita! Che cosa fai lì impalato? Quella donna non ha obbedito agli ordini dell'esercito. Arrestala! Certo, vado subito, signore. Non può farlo. Per favore, Diego, fa qualcosa. Che cosa potrei fare, secondo te? Potrebbe sistemare la faccenda con calma. Ci sono dei bambini qui. Tu credi che dipenda da me? Senta, lei conviene fermare Max se vuole evitare di peggiorare la situazione. Mi creda, signora Chris. Non mi lascio intimidire. La cosa non finisce qui. Brutta testarda! Lo sa che se volessi potrei sbatterla in galera? Lei provi soltanto ad alzare un dito su di me e allora sarò io a farla andare in galera. Ma queste sono le insegne del re di Spagna. Indovinato. E me le ha date niente meno che il re di Spagna in persona. Cosa ha fatto per meritarsene? Mio marito era considerato un eroe della patria perché aveva salvato la vita al sovrano di Spagna. Per questo il re gli ha conferito un titolo nobiliare. E se non riesce a crederci può anche andare a controllare. Questo titolo mi garantisce l'immunità, quindi lei non può darmi degli ordini. Il tenente era infuriato, di certo non lascerà cadere la cosa. Forse l'ha trattato troppo male. Non farà niente, non sopporto più i militari da quando ho perduto mio figlio nell'esercito. Ci racconti com'è successo, Chris? È stato vittima di un incidente durante un'esercitazione militare. Max sapeva a malapena stare a galla, ma loro lo costrinsero a nuotare nel mare in tempesta. Ha detto Max? Vuol dire che il manichino si chiama come... Da quando l'ho costruito, Max è come un figlio per me. Adesso non è il caso di parlare di cose tristi. Forse è meglio che torni in cucina a preparare degli altri dolcetti. Bambini, avete voglia di darmi una mano? Sì! Allora quella donna aveva ragione. È proprio vero che il marito è stato insignito del titolo nobiliare dal sovrano di Spagna in persona. Ho l'impressione che quella donna ci creerà un sacco di fastidi. Ma purtroppo abbiamo le mani legate. Ha disobbedito ad un ordine dell'esercito e noi non possiamo permetterglielo. Lascia perdere, chiaro? Come vuole lei, signore. Dunque, vediamo, devo comprare 5 pezzi di sapone Diego! Da boccata. Ciao! Ma che ti succede? Non ti ho mai visto fare la spesa prima. Ho fatto un favore a Maria, ma la sua scrittura è quasi impossibile da decifrare. E voi dove andate? Se è lecito chiedere, naturalmente. Stavamo andando a casa di Chris. Credo proprio che per voi quella casa sia una specie di parco dei divertimenti. Vale anche per te, non è vero? Chris ha un'invenzione piuttosto interessante da mostrare a tutti noi. Ha costruito un sottomarino, ma ci pensi? Cosa? Un sottomarino? È una specie di nave che serve per andare sott'acqua. Ma come può essere possibile? Vieni a vederlo, forza. Dai, non farti pregare. No, non posso, devo andare a fare la spesa. Di che cosa ti preoccupi? Quando torni a casa ti basterà dire a Maria che ci hai messo un po' più del previsto. Non si arrabbierà, vedrai. Davvero Chris vi ha detto che la sua nave è in grado di andare sott'acqua? Sì, è anche detto che Leonardo da Vinci aveva progettato una cosa del genere molti anni fa. Avete capito bene. Ho progettato e costruito questo sottomarino basandomi sull'idea originale di quel genio che era Leonardo da Vinci ed ecco il risultato. Ma è fantastico! Quella nave può andare sotto il mare! Ma una volta andata sott'acqua è anche in grado di riemergere, vero? Ma sì, certo. Ho studiato il progetto, non ci saranno problemi. Il mondo sottomarino deve essere davvero meraviglioso. Si possono vedere dei pesci bellissimi e anche delle piante subacquee. Chissà, magari si possono vedere anche le sirene. Vorreste vederlo? Ecco, a me piacerebbe. Sarebbe molto bello. Lo immaginavo, per questo vi ho chiesto di venire tutti qui. Domani ho intenzione di collaudare la mia nave e voi siete tutti invitati alla cerimonia del varo. Vuol dire che ci farà salire tutti a bordo. Dici sul serio? Evviva!
Ma non trova che sia rischioso portare anche i bambini? Non avrai per caso paura di andare sott'acqua, vero? No, qui la paura non c'entra. Il fatto è che il figlio di Chris è annegato in mare, è così. Non c'è pericolo, ma hai indovinato, ho costruito la nave per questo. Volevo conoscere meglio l'universo in cui mio figlio ha perso la vita. Il nostro sottomarino ha bisogno degli ultimi ritocchi. Voi avete voglia di darmi una mano? Sì, ci dica cosa dobbiamo fare. Ma come sarebbe a dire? Non siamo venuti qui solo per guardarlo. Ci tenete a salire sul sottomarino? E allora datemi una mano a completarlo. Coraggio, al lavoro! Su, diamole una mano. Anche tu vuoi andare sott'acqua, no? Ma cosa ho fatto di male? Ora dovrebbe essere finito. Meno male, sono tutto a pezzi. Grazie dell'aiuto, amici. A questo punto il sottomarino è pronto per prendere il mare. Bene, vi aspetto qui domani mattina di buon'ora, così andremo tutti al mare. Evviva! Grazie ancora, amici. Ci vediamo domani. A presto! A presto! Hai dimenticato di portare a casa la borsa della spesa, vero? Sì, ma l'ho dimenticata a casa di Chris. Non la prenderà nessuno. Sei uscito per comprare due cose. Sei tornato a casa al tramonto e inoltre, come se non bastasse, hai dimenticato la borsa della spesa. Si può sapere dove hai la testa? Oh, fa quante storie. Ti ho spiegato, no? Non voglio sentire spiegazioni. Vai a recuperare la borsa. Scusa, ma non c'era niente che possa andare a male. La vado a prendere domani, va bene? Niente affatto! Vai subito, è chiaro? Va bene, come volete, come volete. Lasciatemi almeno finire di mangiare. Sembra che sia già andata a dormire. Cercherò di prendere la borsa senza svegliarla. È aperto. Chris! È in casa? Ma che strano. Mi sembrava di aver sentito i passi di qualcuno. Cosa facciamo di lui, tenente? Ehi, idiota! Vuoi che qualcuno scopra chi siamo? Mi scusi tanto, signore, mi è sfuggito! Solo. Ma dov'è Diego? Non sono riuscito a trovarlo. Come sarebbe? Magari ha deciso di non venire. Ieri non mi sembrava molto entusiasta di salire a bordo del sottomarino. È vero, hai ragione. Anche a me sembrava spaventato. Quel Diego è davvero un bel codardo. È sempre il solito. Beh, perché quelle facce? Diego non si fa trovare perché ha paura di salire sul sottomarino. Strano, siete sicuri che Diego sia fifone fino a questo punto? Certo, in questa città lo chiamano tutti Diego il coniglio. Non solo, lo chiamano anche il pigro. Però è un po' strano. Diego è libero di scegliere. Se lui non vuole venire, andremo da soli. Siete pronti? Sì! Non pensiamo più a Diego, andiamo. Maledizione, sono già andati via! Scusi, può spiegarmi per quale motivo andiamo alla spiaggia, tenente? È una bella giornata e ho voglia di sentire la brezza marina. E poi non è detto che non ci sia qualcosa di interessante. Qualcosa di interessante alla spiaggia? Guardi che strana quella nave laggiù. Quella strega, questa volta avrà la lezione che si merita. Come dici? No, niente, niente, stavo parlando da solo. Anche Max verrà con noi? Naturalmente, oh. Non dimenticare che lui è come un figlio per me. Questa nave è proprio strana. Io dico che finirà per affondare. Beh, veramente è quello che voglio. Cosa? Molto bene, ragazzi, vogliamo andare?
Signorina Lolita, fermate quella nave! Aspetti, Lolita! Scenda da sottomarino, scenda! La prego, signorina! Guardate laggiù, c'è il tenente Gabriel che sbraita. Cerca di dirci qualcosa. Lasciatelo perdere, quello è capace di venirci a scocciare anche in alto mare. Sì, è davvero uno scocciatore. Forza, ragazzi, tutti quanti sotto coperta. Inizia l'esplorazione del fondo marino. Non è possibile che non mi senta, maledizione! Vuole spiegarmi che cosa le è preso? Bisogna assolutamente fermare quella nave! Ehi, dico a voi, aiutatemi! Oh, stanno affondando! Cosa? È davvero meraviglioso! Avete visto quanti bei pesci? Sembra un mondo incantato! Ma ci pensate, il mio Max se n'è andato perdendosi in questo mondo bellissimo. Scusate tanto, amici, mi sono fatta prendere dal sentimentalismo. Bene, è arrivato il momento di emergere. Come? Torniamo già in superficie. Rimanendo troppo sott'acqua, rischiamo di esaurire l'ossigeno. E immagino che nessuno abbia voglia di soffocare. Deve esserci qualcosa che non va. La leva si è bloccata. Paura, vedrete che riusciremo a metterci in salvo. Questo sottomarino è dotato di una buona uscita di emergenza. Useremo quello. Come facciamo ad uscire? Siamo sott'acqua. Sì, ma non siamo molto in profondità. Ora mantenete la calma. Uscite attraverso la botola e nuotate verso la superficie. Su, fate un bel respiro e buttate. Oh no, io ho paura. No, non devi avere paura. Ci sono io vicino a te. Guardate gli squali. Adesso che facciamo? Non perdete la calma, ci penserà il mio Max a mandarli via. Siamo sicuri che lui ce la farà. Non preoccupatevi, il nostro Max ci proteggerà da qualunque nemico. Forza, Max, affronta gli squali, la nostra salvezza dipende da te. Andiamo via, presto! Il sottomarino sta continuando ad affondare! Ragazzo, dimmi dov'è finita Lolita. Non lo so, prima era dietro di me. Ah, stanno arrivando gli squali. Cosa, gli squali? No, quelli no. Max! Ce lo presto, tenente, dobbiamo fare qualcosa. E cosa possiamo fare contro gli squali, eh? Mi hai salvato la vita, ti ringrazio. Ascoltami bene, tenente Gabriel. Siete stati voi a sabotare il sottomarino.
Ma come osi? È inutile negarlo, perché sono più che sicuro di quello che dico. La tua azione sconsiderata ha messo in pericolo la vita di queste donne e di questi bambini innocenti. Io non accetto accuse da un bandito, è intollerabile! E invece pagherai anche questa volta! Niente male questo Zorro. Già. Mi è venuta un'idea. Cercherò di costruire uno Zorro meccanico. Aiuto! Aiuto! Non so nuotare! Vi prego, salvatemi! Fate qualcosa! Aiuto! Ci sono gli squali! Gli squali, vi prego, salvatemi! Salvatemi!